Una visita a 2 anni dall'ultima, dove la situazione era ancora molto critica, certamente oggi abbiamo potuto constatare un grande miglioramento dei servizi, uno sforzo davvero straordinario di tutto il personale e anche un orgoglio nel lavorare, nel cercare di lavorare, al meglio per restituire questo polo di eccellenza alla città dell'Aquila. Voi avete ricevuto dei messaggi di allarme da questa città negli ultimi 2 anni, oppure com'era la situazione dal di fuori? Quali messaggi arrivavano da questo ospedale? La commissione d'inchiesta si è occupata della situazione ospedaliera sanitaria dell'Aquila sin dal primo giorno successivo al terremoto e molti senatori sono venuti individualmente, hanno constatato la difficoltà nell'assistenza all'interno delle tende e poi successivamente all'interno di quello che è chiamato il padiglione prefabbricato G8. Oggi c'è una situazione molto migliore, ma evidentemente la presenza di ancora numerosi pazienti all'interno della sutura prefabbricata del G8 è un elemento di Quindi preoccupazione. questa è l'emergenza in questo preciso momento. Non solo, ci sono alcune aree di servizi come la farmacia e come l'anatomia patologica che tutti comprendono, debbono essere a disposizione dei pazienti 24 ore su 24, che ancora sono in aree di, evidente disagio e quindi devono essere trasferite nei nuovi locali. Mi sembra che, ci sia una grande determinazione di fare in modo che questo avvenga nei tempi più brevi possibili, immaginiamo in alcuni mesi. In diverse regioni, se ad esempio un certo numero di personale va in pensione, possono essere assunti solo delle percentuali limitate. Faccio un esempio: qui se vanno in pensione 10 medici, possono essere riassunti solo 4 medici. Nel Lazio, addirittura, se vanno in pensione 10 medici, ne può essere riassunto solo uno. È chiaro che questo non può essere tollerabile, e lo abbiamo fatto presente ieri in aula al Ministro della Salute, soprattutto nelle aree di grande criticità come l'emergenza e il pronto soccorso. La Commissione speciale d'inchiesta aveva questo compito, quello di fotografare lo stato dell'arte, quindi non era venuta né con finalità inquisitorie né tantomeno con un'accettazione passiva di notizie che provenivano dall'esterno. Qui stiamo lavorando tutti, a cominciare dal personale sanitario che sta lavorando con turni di lavoro e con una straordinaria professionalità, tutti per cercare di restituire all'Aquila un polo d'eccellenza. E ci sono delle situazioni ancora di particolare criticità che ci preoccupano. La permanenza del G8 e di pazienti all'interno di una struttura che era nata per essere provvisoria, alcuni servizi come quello di anatomia patologica, che è ancora in una situazione di precarietà. A questo si aggiunge nell'ambito del progetto di tutela della salute mentale che il centro diurno psichiatrico e il centro di salute mentale che andremo a visionare, a visitare nel pomeriggio, sono ancora in situazioni di precariato. Ecco, avete avuto anche modo di dare un'occhiata ai conti, si è parlato in questi giorni anche del 47 milioni di euro della famosa assicurazione. Non ancora, perché questo avverrà in un clima di cooperazione interistituzionale, avverrà nel corso delle audizioni che faremo da qui a breve, in modo da avere uno scenario complessivo anche da parte delle voci di quelli che sono gli operatori, sia manageriali che sanitari, che, ripeto, meritano tutto il rispetto da parte della Commissione parlamentare per il lavoro che stanno facendo. Mi pare di registrare un'assoluta correttezza, ma non c'erano dubbi che ci fosse nella verifica che è stata fatta. Mi pare anche di poter registrare una soddisfazione che ci raccoglisce. Quindi è un bilancio tutto sommato Almeno quello che io ho positivo. ascoltato le indicazioni lasciate ai giornalisti, oltre a quelle che ci dicevamo lungo la strada, quindi no, apprezzamento, riconoscimento di un grande lavoro, corale, di squadra, Grazie assolutamente adesso. verso la mia emergenza, anche perché poi hanno constatato
che di 100 edifici, dato 100 il numero degli edifici danneggiati, edifici pubblici danneggiati all'Aquila, quello che è partito realmente è l'ospedale, gli altri stanno ancora abbastanza al palo, quindi no, non è che ci hanno dato poteri speciali oppure ci hanno dato... È la struttura più importante. Ma i poteri sono quelli, le procedure sono quelle per tutti, il pubblico si muove tutti con le stesse regole, no? Al di là dell'importanza dell'edificio. Nel momento in cui abbiamo ricevuto questi 47 milioni e mezzo di euro di rimborso assicurativo, potevamo e dovevamo metterli in bilancio come li abbiamo messi, potevamo e dovevamo metterli in bilancio come li abbiamo messi e potevamo o vincolarli per la ricostruzione dell'ospedale oppure lasciarli a disposizione per le spese correnti dell'ASL. Visto che i soldi per la ricostruzione ci sono stati assegnati ex legge, ex articolo 20 della legge dell'88 numero 87, abbiamo lasciato i soldi dell'assicurazione per le spese correnti dell'azienda, che ha chiuso il bilancio anziché con meno 50 milioni con meno 3 milioni di euro.